Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Un caro benvenuto a tutti gli sfegatati fan di Tiago Motta in ascolto. E? Cosa? Tiago Motta vi fa schifo perché è lento? Oh, 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 beata ingenuità o miei giovanotti. Ma quelle sono tutte fandonie inventate dai quei mafiosi, capitalisti bastardi della Nestlé, per farvi bere litri di latte Nesquik. Meno male che ad avvertirvi c'è, qui per voi, il formoso Keisuke Fionda, pronto ad affrontare i pregiudizi, con la stessa grinta di un Cristiano Ronaldo con i collant. Oggi ci delizieremo parlando di un giocatore così rude, maschio, privo di tatto, e scorbutico, che quasi quasi, potrebbe andare d'accordo con quell'avanzo di galera di Modibo Diakité. Facciamo ovviamente riferimento al volgarmente sexy, Simone Tiribocchi, il tir fuori controllo. Secondo le cartelle cliniche ospedaliere, anche se in verità non sono altro che rotoli di carta igienica, su cui sono stati segnati sopra un miscuglio di dati anagrafici e bestemmie, risulta che il nostro Simone nacque nel 1978, nei bagni dell'aeroporto di Fiumicino. Tiribocchi, piano piano si fa uomo. Cresce, come ogni ragazzo normale dovrebbe crescere. Odiando le vecchiette, svaligiando i piccoli negozi in centro e, soprattutto, con una grande passione per gli autocircolanti, come li chiamerebbe ogni onesto ed edito cittadino che abbia studiato con passione per superare l'esame della patente. Io l'ho rubata, indi per cui li chiameremo tir. Avendo constatato da un tizio su Yahoo Answer che un tir costa la terrificante cifra di 100.000 euro, ovvero l'equivalente di 100 Nicola Pozzi, Simone non può che puntare a percorrere la via più lucrosa di tutte. Il politico. Ma essendosi fermato alla seconda elementare, cambia i suoi piani e prova a fare il calciatore. Entra, così, nelle giovanili della Lazio, dove a furia di spintoni, colpi bassi e provocazioni sgrammaticate, si fa strada, sino ad arrivare nel 1994 in prima squadra, dove, al momento della sua prima firma su un contratto da professionista, si presenta con la maglia di Totti e dichiarando sin da subito che, siccome lo pagavano poco, il club biancazzurro sarebbe stata solo una tappa della sua gloriosa carriera. Dopo aver fatto 3 presenze, in 3 anni, sotto il controllo della Lazio, Tiribocchi viene regalato al Torino. Nel club piemontese però, manco a dirlo, porta solo zizzania. In 2 anni non viene schierato quasi mai, a causa delle sue continue risse, con il centrocampista veterano Vincenzo Sommese, reo, a suo modo di vedere, di avere una faccia somigliante al pene di un babbuino. L'unico di cui si fidava era indubbiamente, l'allora poco vecchio, Sergio Pellissier, nel quale trovò un degno compagno di squadra al torneo di Briscola, a dir poco formidabile. Ad ogni fiera del caciocavallo vincevano un prosciutto, e puntualmente facevano a botte con gli organizzatori. Ma l'ennesima rissa con Sommese, il Torino lo manda spedito al terribile club del Benevento, in tempo per farlo retrocedere, e successivamente al Siena, dove all'esordio, per dimostrare al calcio che conta, che è pronto a intascare il suo denaro, segna una potentissima tripletta contro il temibile Ancona di Baggio e Vieri. Beh, diciamo loro cugini sfigati. A fine stagione il Torino si è convinto. Tiribocchi è cambiato, gli rinnovano il contratto con un cospicuo aumento e lo ricoprono di alloggi. Dopo 2 giorni, lo spregiudicato Simone, armato di coltello, tenta di tagliare l'orrendo pizzetto di Franco Semmioli. Il dirigente Sandro Mazzola lo condanna a 6 mesi di lavori forzati ad Ancona. Una volta scontati, il nostro eroe della ruvida indelicatezza viene sbolognato a Siena un'altra volta. A lui fregava poco, in quanto con la grana che gli avevano sganciato l'anno prima, poteva finalmente coronare il suo sogno. Tiribocchi si compra un tir. In preda alla più travolgente euforia, Simone incomincia a segnare reti, doppiette e triplette. Riesce addirittura a farsi amici il forte portiere Fortin e l'inguardabile Rodrigo Taddei. A fine anno è l'eroe cannoniere della promozione in Serie A, durante la cui festa investe col suo tir 12 tifosi.
per evitare fastidiosi processi decide di cambiare aria e ritorna a Torino, che in 3 mesi di calciomercato non riesce a sbolognarlo a nessuno. Qui però, Simone, distratto dalla brillantezza del suo portentoso automezzo, non fa a botte con nessuno, o meglio, non con i compagni di squadra, e si rende protagonista di una discreta stagione facendo 39 presenze e 11 reti. A fine stagione, riceve una chiamata inaspettata. È quella del maestro di Briscola, Sergio Pellissier, che lo invita alla Sagra della Trebbiatura, all'Arozzo paesino di Cologna Veneta, dove si terrà il campionato mondiale di briscola. Allettato dall'idea di misurarsi con gli ultranovantenni più forti del pianeta, Tiribocchi accetta. Purtroppo non sappiamo di come sia andata a finire la competizione, in quanto il nostro eroe dal congiuntivo storpiato finisce per ubriacarsi a bestia col suo compagno di viaggio. Fatto sta che quando si risvegliò, Tiribocchi fu un giocatore del Chievo. Per 3 stagioni, quindi, la squadra clivense non poté che diventare un team leggendario, con un attacco che poteva contare sulla forzuta vecchiaia del pisellone Pellissier, sulla miracolosa somiglianza a Gesù del misericordioso Amauri e, or dunque, sulla trascendentale cafonaggine del nostro amato Tira. Il culmine lo abbiamo in un Chievo-Milan del 3 dicembre 2005. È record di spettatori allo stadio Bentegodi, addirittura 5, di cui 3 paganti. Per il Milan entrano in campo Nesta, Maldini, Shevchenko, Gattuso e tutti gli altri. Sono impietriti, la pressione è troppo forte. All'entrata in campo del Chievo, il batticuore diventa insopportabile. Entrano le star calcistiche più forti del panorama europeo. Il portiere a acchiappasogni Lorenzo Squizzi, il magico dai piedi dorati David Mandelli e una coppia d'attacco che segnava con lo sguardo. Amauri e Pellissier erano pronti allo show. Gli inesperti giocatori del Milan sembrano condannati alla brutta figura, mister Ancelotti, in panchina, mastica più panini con la mortadella del solito, ma a sorpresa, una brillante stella del calcio internazionale inverte il pronostico. Il mastodontico Cacacalazze segna un gol di pregevole fattura. Il Chievo non ci sta ma fa catenaccio comunque, tattica portentosa visto che allo scadere del primo minuto di recupero, Mandelli imbocca Pellissier che segna il gol del pareggio. È 1-1. Nel secondo tempo la partita si fa ancora più maschia, i giocatori rossoneri incominciano a randellare senza pietà tutto ciò che è giallo, in disperata difesa del pareggio, sino a che il fuori controllo Stam, armato di mazza chiodata, non sferra un colpo letale a Pellissier. Sergione nostro non ce la fa ed è costretto a uscire in barella. Tiribocchi furioso gli si avvicina e gli promette che riempirà il deretano degli avversari di piselli e carote. Il Tira entra e spacca tutto, con follia animalesca mette a sedere tutti, Stam strisciante per terra nulla può sul suo violento tiro che si insacca. Il Chievo, come da pronostico, vince. La stagione si conclude con i clivensi qualificati ai preliminari di Champions League. Purtroppo, però, l'anno dopo le cose vanno male. Di ritorno dalla fiera del caciocavallo a Poggibonsi, Tiribocchi e Pellissier vengono bloccati dai carabinieri solo perché viaggiavano a 212 km orari. A Simone, disperato, sequestrarono il Tir. Di conseguenza il Chievo venne eliminato al primo turno preliminare in Champions e retrocedette, infine, in Serie B. Ma non avete motivo di versare lacrime, in quanto nel gennaio 2007, si infiltra in segreto, nel deposito della questura, dove spaccando tutto, scappa in sella al suo Tir, in viaggio verso Lecce, verso Bergamo, verso Vercelli, e verso Vicenza, dove il suo spirito da nobile cafone, lo sottoporrà a sfide di briscola sempre più dure e sempre più ardue, ma certi, che in quel caso, nessun damerino poco sveglio, come per esempio Gonzalo Higuain, possa manco in pensiero. Noi non potremo che venerare le sue ignoranti gesta, ancora per secoli e per secoli. Amen. Ed eccoci di nuovo qui miei adorati pacifisti dell'internet. Spero che questo video vi sia piaciuto, come a loro piace occuparsi del proprio corpo durante le partite della Germania. Che uomo e che eleganza. Vabbè, ritornando a noi ci rivediamo in un prossimo video, e ricorda, se quando segni alla partita di calcetto, non esulti con la statua di Marc Bresciano, è come se non avessi segnato. Ciao!